Secondo, si parte speaker. Buongiorno, un saluto a tutti e a tutte. Io sono il dottor Max che vi parla dalla Tanzania. Oggi è sabato e parliamo di oro e di metalli preziosi. Allora, brevemente, la settimana è stata abbastanza a ribasso, anche se oggi sto controllando adesso la quotazione dell'oro e risiamo quasi a 60.000, 59.651. Quindi questo è il momento ideale per investire in oro, perché dopo, insomma, poi dopo ricomincerà a salire. Ha avuto, diciamo, una settimana di flessione, poi ricomincerà a salire, farà sempre un pochino alto e basso, ma il trend è quello che poi andrà, si apprezzerà in un certo senso. Allora, noi abbiamo già iniziato la nostra chiacchierata. Oggi Max ci ha fatto una domanda e gli chiedo la cortesia di ripeterla. Prego, Max. Max, mi senti? Mi senti? Ah, sì, Senti, Max. scusa, sono in macchina, tra poco devo Puoi, chiudere la prego, diretta. prego. Allora, Vai. Vabbè, praticamente la questione riguardava gli fammi operatori pure la professionali. domanda, fammi la domanda e noi si risponde. Ok, Dai. ho investito in oro. Non riesco a fare due cose perché purtroppo sono in macchina e dovrei fermarmi un attimino per fare la domanda. Aspetti un momento. Allora, sì, la domanda è questa. Allora, io ho investito in oro, o meglio, sto cominciando a investire in oro. Per adesso ho un lingotto da 100 grammi, però ho altri 75 grammi, perché sto praticamente acquistando a rate. Il problema qual è? Che io in questo momento dovrei sperare tutte e due le cose, sia che scenda per acquistare che per salire, perché alla fine quando devo vendere io devo recuperare il fixing più 13, sì, non è da poco. Quindi c'è una speculazione per quanto riguarda questi operatori professionali. Non so se siete riusciti a sentire. Allora, Pronto? questa domanda ti faccio rispondere. Da Walter Manca. Sì, ho capito, abbiamo sentito benissimo, Max. Abbiamo capito. Certo. Boh, io comunque chiudo un Allora. attimino il microfono, se non si sentono voci di sottofondo, allora è meglio che ascolti più che altro, ok? Ok, allora la domanda ha due aspetti. Uno, quello che riguarda gli operatori professionali in oro, e l'altro che riguarda il prezzo, lo spread rispetto al fixing. Per quanto riguarda il primo aspetto, rispondo non sentendo più il dottor Max, ma immagino che mi abbia dato la parola. Per quanto riguarda gli operatori professionali in oro iscritti presso la Banca d'Italia, questo avviene in quanto la legge 7 del 2000 ha liberalizzato di fatto il commercio dell'oro, ma mettendo dei paletti. I paletti riguardano appunto il fatto che per poter commercializzare oro in lingotti di oro fino certificato, ovviamente, bisogna essere iscritti presso un apposito albo della Banca d'Italia. Questo cosa comporta? Comporta semplicemente non tanto un controllo di queste aziende, perché, che io sappia, non esiste una unità della Banca d'Italia che abbia mai fatto dei controlli agli operatori professionali in oro, mentre esistono le unità ispettive che vanno nelle banche a fare le verifiche ogni tanto. Per cui, al di là di questo, gli obblighi che hanno gli operatori professionali in oro sono semplicemente quelli di segnalazione di tutte le operazioni che passano tramite di loro, cioè tutti i clienti che acquistano e vendono vengono registrati con il documento d'identità e il codice fiscale, e queste
se queste comunicazioni vengono trasmesse all'UIF, ex Ufficio Italiano Cambi, per conoscenza, è semplicemente un monitoraggio delle operazioni che riguardano l'oro. Poi, che l'operatore professionale oro si appoggi a una raffineria è evidente, perché non tutti gli operatori, anzi pochissimi degli operatori professionali in oro hanno anche la raffineria, per cui la raffineria è un altro ente soggetto a vigilanza della, anche da parte della forza di polizia, perché è un ambito che si può prestare al riciclaggio e quindi viene monitorato per quest'altro aspetto. Questo è quello che riguarda la normativa in Italia. È da tenere presente che la legge 7 del 2000, appunto, è soltanto 23 anni fa che ha liberalizzato il commercio dell'oro in Italia, e per vostra conoscenza in Spagna e in Grecia sono stati gli ultimi tre stati a livello europeo che hanno liberalizzato il commercio dell'oro. Altrove l'oro non è soggetto a nessun tipo di vincolo e, come ad esempio in Germania, è una merce come qualsiasi altra. Quindi il commerciante d'oro non ha bisogno di nessuna iscrizione e opera come qualsiasi commerciante. È da tenere presente che, come in Italia, anche in Germania, la commercializzazione dell'oro avviene appoggiandosi a raffinerie. A Ovesta, che è l'azienda con la quale io collaboro oramai dal 2013, è germanica, di Holzkirchen, che è a pochi chilometri a sud di Monaco di Baviera. Lei si avvale della Raeus, che è la raffineria, direi, numero uno a livello europeo certamente, ma forse anche a livello mondiale, ed è una raffineria che garantisce la fornitura di lingotti di standard good delivery, che è lo standard massimo di sicurezza e garanzia dell'oro a livello mondiale. Lo spread che viene applicato, allora, il fixing di Londra è un prezzo di riferimento che possiamo dire si riferisce ai grossisti, perché viene fatto esattamente sui lingotti good delivery. I lingotti good delivery, per intenderci, sono quelli delle riserve auree delle banche centrali, quindi generalmente intorno ai 12,5 kg. La variabile del peso è l'unica variabile che hanno questi lingotti, ma gli elementi che devono avere in comune, ed è proprio lo standard che lo richiede, sono la larghezza della base e l'altezza, per cui possono essere da 10,5 kg fino a 12,5 kg, varierà la lunghezza, ma la base e l'altezza sono fondamentali, è un requisito essenziale per un motivo molto pratico, per l'accatastamento, l'impilamento. Poi un'altra caratteristica che devono avere è un titolo minimo di 995 su 1000, cioè il contenuto minimo di oro richiesto perché un lingotto possa essere definito good delivery è 995. Poi altre caratteristiche di questi lingotti è che per rimanere nello standard good delivery non devono uscire dalla filiera good delivery, cioè la raffineria che li affusi deve essere accreditata a questo standard, chi li trasporta fino al deposito deve essere accreditato a questo standard, il deposito stesso deve essere accreditato a questo standard. Se uno di questi passaggi non è accreditato good delivery, quel lingotto perde la qualifica di lingotto good delivery. Detto questo, il prezzo del fixing è un prezzo, come ha spiegato bene il dottor Max in più di un'occasione, che viene fissato due volte al giorno a Londra, al London Bullion Market Association, che è composto praticamente da poche persone che fissano questo prezzo. Tre persone che lavorano per il Rothschild.
mi pare che sembrano JP tre Morgan. persone. Sì, vabbè, c'è anche JP Morgan perché hanno sempre fatto affari insieme, no? Però secondo Justice Mullins, queste non sono idee mie. Teniamo presente, parlo di un autore, uno degli autori più importanti che ovviamente non conosce nessuno in Italia. Prego, Vatte, scusami se ti ho interrotto. No, 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 hai fatto bene a precisare. Dunque dicevo che viene fissato questo prezzo, che è il prezzo riferito non ai grossisti e quindi per i 12,5 kg di lingotto, ma ai grossisti specializzati. Quindi è un prezzo all'ingrosso, molto più all'ingrosso. Infatti, lo spread che viene applicato è uno spread che permette ai commercianti, che sono quelli che nella filiera propongono i metalli preziosi, e l'oro nello specifico, di avere i propri margini, per cui chi acquista cerca di acquistare a un prezzo più vicino possibile al fixing e poi nel rivendere rivende a un prezzo che gli permetta di guadagnarci. In tutto questo si forma un prezzo medio di mercato che è riferito ai lingottini di oro fino certificato. Oro fino certificato non è minimo 995, ma necessariamente 999,9%, se no non è oro fino e non è certificato. Quindi la certificazione è quella garanzia che si tratta proprio di oro fino, 999,9. Questo determina una variazione dei prezzi che variano a seconda del commerciante, a seconda del servizio che viene offerto, che può essere collegato o meno al deposito, e varia a seconda della politica commerciale che i commercianti stessi decidono di fare, perché c'è chi, ad esempio, racchiude il proprio margine nel prezzo, e chi invece riduce questo margine nel prezzo, ma di contro applica spese su ogni operazione che si fa in quel rapporto commerciale. Ma detto questo, ci tengo a specificare una cosa: l'oro è giustamente considerato un bene rifugio, ma il bene rifugio non è un bene speculativo. Quindi avere l'idea di acquistare oggi e vendere domani guadagnando è sbagliata in partenza, perché salvo stravolgimenti dei listini è difficile che in breve tempo, acquistando oro e rivendendolo, ci si guadagni. Io cerco normalmente di fare un esempio, cioè quello delle valute straniere. Se uno va in banca ad acquistare dollari, non è che prende i dollari al fixing, prende i dollari al fixing di quel giorno più la commissione della banca, quindi il prezzo è più alto rispetto al fixing. Se domani riporta i dollari in banca e vuole rifarsi dare gli euro, gli verrà pagato il fixing di domani meno la commissione. Quindi la commissione si applica in aggiunta quando si acquista e in diminuzione quando si vende. Questo è un procedimento, direi, più che naturale, perché il commerciante guadagna ovviamente dal differenziale fra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita. Un'altra cosa che ci tengo ad aggiungere è che l'oro va visto effettivamente in periodi, in lassi temporali medio-lungo termine, e su questo periodo è la storia che ci dice che ha sempre dato delle soddisfazioni e soprattutto ha permesso di mantenere il potere d'acquisto. Questi sono aspetti che in un periodo turbolento come quello che stiamo attraversando hanno una valenza doppia ma anche bivalente, cioè possono essere visti sia come bene rifugio, ma in una fase turbolenta non sta dando le soddisfazioni che dovrebbe dare, ma d'altra parte bisogna anche considerare che la potenzialità di crescita, anzi
per qualcuno è già una, non tanto una potenzialità quanto una certezza, e anche in un periodo non medio-lungo, di medio-lungo termine, ma di prossimo breve termine, chi ha l'oro sarà avvantaggiato perché la quotazione si prevede che avrà una crescita molto rapida, cosa che non è nella natura dell'oro. Il prezzo ha un andamento generalmente abbastanza costante, invece si prevede in questo caso un andamento in salita un po' più repentino. Una delle considerazioni che vengono fatte è anche a livello mondiale, si parla di un secondo fixing a livello mondiale, al di là di quello di Londra, che vorrebbe essere istituito tra Russia, Cina, India, Brasile, mi pare. E secondo questo fixing, che dovrebbe essere poi quello a base, che metterà l'oro a base di una valuta digitale, questo fixing, dicevo, già adesso sarebbe intorno agli 80 dollari all'oncia. Quindi già si parla di un valore tenuto basso da Londra. Il perché tenuto Scusami basso? Walter, scusami Walter, Sì? scusami Walter, hai detto all'oncia? No, al chilo. Al chilo, sì, scusa, euro al chilo. Sì, la quotazione a Londra viene fatta in dollari oncia, ma è 80 euro al chilo. È corretto, sì. Prego, continua. Quindi questo significa che il valore riconosciuto altrove già all'oro è più alto di quello che effettivamente viene quotato adesso. Inoltre c'è un altro aspetto che ho sentito proprio di recente, che pare che nel 2022 la domanda di oro, principalmente da parte delle banche centrali, che stanno facendo un po' di riserve, sia stata in aumento del 35%. Questo cosa dovrebbe comportare in un mercato che si muove liberamente e secondo le normali regole di mercato? Che aumentando così tanto la domanda, avrebbe dovuto aumentare altrettanto il prezzo dell'oro, cosa che non è successa, il che fa pensare ai più maliziosi, ma forse ai più accorti, che ci sia una volontà precisa di permettere alle banche centrali e agli operatori di alto livello del mercato finanziario mondiale di acquistare oro a buon prezzo adesso, tenendo quindi il prezzo basso per loro, per farlo poi esplodere quando tutti, anche i cittadini comuni, si accorgeranno dell'importanza di avere un po' di oro nel proprio asset, e quando lo vorranno comprare, lo dovranno comprare a prezzi nettamente più alti. Ecco, credo di aver dato un quadro di tutta la situazione, per cui questo poi ovviamente fa la differenza tra commercianti e commercianti che hanno delle politiche dei prezzi gestite in maniera diversa, ma quella diversità fa parte di tutte le attività commerciali. No, non si trovano le scarpe dappertutto allo stesso prezzo, e fra l'altro però non si trovano dappertutto scarpe della stessa qualità. Quindi a volte anche questa è una Allora, valutazione da fare. Walter, per ritornare alla domanda di Max, no? A tuo avviso, ti faccio due domande in una. A tuo avviso, come puoi giustificare questi 13 punti di differenza di spread? E in relazione a Ovesta, parlando di una cosa molto pratica, come si colloca a Ovesta in relazione a questa azienda, no, di cui ha detto anche il nome, appunto se si fa una comparazione tra ciò che offre questa azienda nell'insieme e ciò che offre Ovesta con i suoi servizi. Allora, Ovesta, per i motivi che ho spiegato prima, non si basa sul fixing come punto di partenza, ma si basa sul prezzo medio di mercato,
dell'oro fino certificato, che, come ho spiegato, è qualcosa di diverso dall'oro, dai lingotti good delivery, dei quali fa, coi, sui quali fa il prezzo il fixing di Londra. Per cui c'è Ecco, scusami una. Walter, scusami se ti Sì? interrompo, mi senti? Quant'è la Sì. differenza tra il fixing di Londra e la media che fa Ovesta? Per capirci, quanti punti? A seconda dei depositi, comunque la media è sul Media. 13%, 13-14%. 13, quindi voi dovete considerare appunto questo parametro. Chi compra come consumatore finale non deve considerare il fixing di Londra, perché non c'entra niente il fixing di Londra, non c'entra proprio nulla. Il fixing di Londra è come se voi pretendeste di andare a comprare un paio di scarpe all'ingrosso. Un paio di scarpe all'ingrosso non ve le vendono, no? Andate al dettaglio, cioè potete avere un amico che ha un ingrosso e ve le vende. Ma non è quello il mercato è quello di andare nel negozio che si chiama negozio al dettaglio. Quindi non dovete considerare i prezzi del fixing di Londra, perché lì siamo al negozio all'ingrosso. Quelli sono i prezzi, tra virgolette, di tutte le aziende che operano, che comprano e vendono oro. Quindi non dovete fare l'errore, purtroppo non sono stato anch'io, non siamo stati sin dall'inizio molto chiari su questa cosa qui. Anch'io l'ho capita troppo tardi e la preciso forse adesso per la prima volta. Il calcolo non lo dovete assolutamente fare col prezzo del fixing. Il calcolo lo dovete fare, come vi ha detto adesso il dottor Manca, prendendo il fixing di Londra e aggiungendoci da un, diciamo, 12 a un 14%. Quello è il vero prezzo. Prego, Walter, continua pure. Grazie. Giusto, è corretta la precisazione e aggiungo anche un altro aspetto che nel fare questo, nell'applicare questo margine, che se lo paragoniamo giusto alle scarpe, dal grossista al consumatore finale, il ricarico generalmente è dal 50% in su. Per un No, diciamo qualsiasi altro Walter, articolo. perdonami, Sì. Walter, cerchiamo di essere un pochino più precisi. Può essere anche un po' più contenuto, può essere anche, dipende dal settore merceologico, no? Però sicuramente un 30%. Qui si parla, capisci? 30-35% in su. Però qui si parla di un 13%. Prego, continua. Sì, corretto. Ecco, e in questo margine è da considerare una cosa, che questo margine ovviamente può essere anche inferiore a seconda della tipologia dell'acquisto che il cliente fa. Ovviamente se c'è un servizio collegato alla gestione dell'acquisto di oro, ci sarà una motivazione ulteriore per cui questo margine viene applicato. Ma quello che volevo dire, se uno ha bisogno del lingotto e basta e non gli serve nessun altro servizio e lo va a acquistare direttamente a una raffineria, è evidente che non c'è il servizio collegato e quindi chi produce, che quindi acquista come grossista, mettiamola così, può vendere a un prezzo più basso. Per cui io dico sempre una Allora, cosa, se l'interesse è per il lingotto da detenere e non c'è necessità di tutto il servizio, compreso il riacquisto che fa a Ovesta, il trasferimento, la vendita e così via, allora conviene cercarsi la raffineria e su questo il dottor Max ha dato delle indicazioni e si compra il lingotto direttamente e sicuramente lo spread in quel caso, a seconda poi delle quantità che si acquistano, può essere inferiore. allora, se posso intervenire un attimo, due Sì. cose. La prima è che noi siamo in condizione di fornirvi, di mettervi in contatto con una fonderia, che si chiama la AZ Metalli Preziosi di Valenza.
la procedura per chi vuole comprare oro sfuso è la seguente. Ricordate comunque che la consulenza è gratis. Noi su questo lavoro dell'oro sfuso non ci guadagniamo niente, lo facciamo così perché vogliamo offrire un servizio anche in questo caso dall'A alla Z, no? Abbiamo trovato proprio una compagnia, una raffineria che si chiama AZ, quindi le coincidenze della vita sono anche abbastanza curiose qualche volta. Mi contattate me, decidiamo insieme per bene quello che volete comprare, io vi segnalo alla fonderia, vi do il numero di telefono, tutto, vi dico con chi dovete parlare e fate tutta l'operazione con loro. Però è bene, prima se chiamate me, facciamo un chiacchierato veloce, 5-10 minuti, vediamo insieme per benino quello che volete comprare, così poi dopo avete magari delle domande, una cosa e quell'altra. Ripeto, il prezzo dovrebbe essere, soprattutto per Max, e le condizioni sono sicuramente migliori quelle che ti possiamo offrire noi, capito? E non c'è sicuramente il 13%, la condizione è sicuramente migliore. Però, come diceva il dottor Manca, non puoi aspettarti di comprare o lasciare arrivo su questo punto. Comprare l'oro oggi, rivenderlo dopo 2 o 3 mesi e guadagnarci, non esiste una cosa di questo tipo. Poi c'è di altre cose. La seconda cosa è quella del vincolo. State attenti perché ci sono delle aziende di oro che vi fanno vero e proprio, vi fanno firmare un contratto e dovete pagare tutti i mesi. Questa con Ovesta non c'è e a me non piace questa impostazione, perché oggi io 100 euro lo posso comprare, magari da 6 mesi non posso comprare, mentre con Ovesta non c'è questo problema. Il minimo è 25, c'è qualcuno che ha un microfono aperto, il minimo è 25 euro, se posso questo mese ce li metto e se non posso non ce li metto e non succede niente. Quindi bisogna anche capire un attimino la filosofia con la quale le aziende lavorano. Purtroppo in Italia, perché ho fatto fatica a trovare questa azienda, purtroppo in Italia gli operatori seri ce ne sono pochissimi e si contano sulla punta delle mani. Quelli importanti, grossi, non faccio nomi, sono troppo grossi per lavorare con noi, cioè non ci rispondono nemmeno se li contattiamo. E quindi dobbiamo ringraziare Dio se adesso abbiamo sottoscritto un accordo, un vero e proprio accordo con questa azienda qui, che è un'azienda sicuramente di grande nome all'interno, no, del settore dell'oro, la conoscono quasi tutti, e che ha avuto, tra virgolette, la disponibilità e l'umiltà di starci a ascoltare, che anche questa è una cosa importante. Allora, Walter, hai da aggiungere nient'altro? No, direi che ho fatto tutta una carrellata e fra l'altro vedo che Max non è più collegato. Spero, no, non ho era visto collegato perché... Sì, no, aveva da fare, sentirà la registrazione più tardi, ha detto. Ah, ok, perfetto. Sì. Poi riguardo a Max, volevo appunto fargli, ecco, volevo appunto dire, no, una cosa che si sa. E quando voi comprate un prodotto, i prodotti, vi faccio una piccola disamina sulle caratteristiche del mercato, perché questo è un po' il mio lavoro, no? Il marketing. Allora, ci sono aziende che vendono soltanto prodotti, fanno scarpe e vendono scarpe, non fa nient'altro. Ci sono aziende che vendono. Scusa, Max. Prego. Perdonami, sono Stefano. Allora, ascoltami un attimo. Tu nelle tue dirette, se non ricordo male, dicevi che il fixing varia ogni giorno, corretto? Sì. Ok, a posto. Grazie. Prego. Allora, dicevo, ci sono aziende, per esempio, nel settore assicurativo, per dare un po' finanziario, che ti vendono un servizio. In questo caso il core business non è nella produzione, ma il core business è nel servizio, si chiama core business, cioè quella cosa importante che un'azienda fa. Poi ci sono delle aziende che si collocano in una via di mezzo, cioè che fanno produzione e allo stesso tempo sono, tra virgolette, obbligate a supportare il prodotto o i prodotti che realizzano e creano con una...
con una, si dice, una erogazione di servizi che può essere fatta in tante maniere, a tanti livelli, può essere più o meno costosa, può essere più o meno organizzata, dipende anche molto dal canale di distribuzione che questa azienda in specifico decide di adottare. Ci sono tanti canali di distribuzione, c'è il canale diretto, di vendita diretta al consumatore finale, che prevede una certa organizzazione aziendale, c'è il canale classico che prevede produzione, vendita al grossista, grossista dettagliante, dettagliante consumatore finale. Vedete, ci sono tante possibilità, ma la cosa importante quindi in questo caso arriva in una, diciamo, via di mezzo, perché vi vende, vi acquista oro per conto vostro e poi lo mette in questi cavo speciali di cui vi ho detto tante volte e che mi piacerebbe parlare un pochino di più, cosa che non ho la possibilità di fare, ma questo sono contento a farlo direttamente con chi è interessato, se ne parla direttamente. Però devo offrire anche tutta una serie di servizi. L'azienda che ha menzionato Max vende il prodotto e basta, non fa nient'altro. È chiaro che non ha tutti i costi di gestione per pagare Walter Manca, per pagare tutti coloro che lavorano negli uffici, che forniscono assistenza quando vuoi comprare oro, rivenderlo, teoria, che è chiaro, è una cosa molto più semplice, molto più semplice. Quindi si presume che i costi siano, che l'azienda chiede, siano commisurati in base a due parametri: il valore di immagine e di storia dell'azienda e il servizio effettivamente erogato. Perché è chiaro che le migliori aziende in linea di massima commercializzano soltanto prodotti di qualità. Una volta era così, ora lo è sempre meno con l'apertura della Cina. E forniscono, devono fornire un servizio di qualità. Per farvi un esempio, sapete, io sono stato più di 20 anni in America e io ho sempre usato Apple, no? Che si chiamava, una volta si chiamava Macintosh, che alla metà se lo ricorda. Io vi devo dire, scegliamo Apple nel settore dei computer, ha un servizio assistenza eccezionale. Per qualsiasi cosa problema hai, te chiami il numero verde e risolvi il problema. Con una professionalità, con una serietà che dimostra proprio la cura che l'azienda ha avuto nel preparare il personale, no? per nel tentativo di mantenere proprio questo rapporto con soddisfazione completa del consumatore finale. Io nel mio piccolo ho sempre ragionato così, perché questo è un concetto di marketing strategico, no? Secondo il marketing strategico, te non commercializzi un prodotto per vendere, per fare soldi. No, l'obiettivo finale è anche quello di fare soldi. L'obiettivo vero è quello di accontentare al 100% le esigenze del cliente. Poi, siccome nel nostro caso ogni cliente è diverso, c'è caso e caso, bisogna poi fare, insomma, la consulenza è un po' sempre personalizzata. Stessa cosa che mi trovo a fare sul piano B e C. Ognuno è diverso, la consulenza iniziale prende un sacco di tempo e in quel caso non può essere gratis, devo far per forza pagare qualcosa, anche perché così facendo mi permette di selezionare le persone serie dai perditempo, che sono tantissimi, sapete, se metto insieme tutti i minuti che ho dedicato a quelli che mi chiamano, che poi a me mi scocciano, se uno mi vuole chiamare, mi chiama, non è che butto sul telefono perché non ha pagato la commissione e ci parlo. Ecco, se metto insieme anche la scorsa settimana, per darvi un'idea, si cerca di lavorare sempre in maniera professionale. È chiaro che se te mi chiami per un'adozione, io di adozioni in Tanzania non so niente, però siccome ho un caro amico che ha adottato 2 figli, io magari adottivi, io magari ti prendo come cliente, ti spiego esattamente la situazione e magari riesco a darti una mano. Ha tenuto mezz'ora al telefono e poi questo è uno che non voleva pagare. Ma che cazzo fai ad andare a adottare una bambina in giro per il mondo se non hai un budget? La prima cosa che gli ho chiesto io: ce l'hai un budget? E non mi ha dato risposta. Gliel'ho richiesto: perdonami,
ma ce l'hai un budget, hai un'idea di quello? No, non aveva nessuna idea di quello che doveva fare. Però quando io lo prendo per organizzarli tutta la settimana, portarlo qua, fare i miei contatti, cominciare a studiare sul progetto, perché questo progetto di marketing, no? In un certo senso, niente, non lo intendono, mi ha fatto perdere un'ora avanti e indietro e non ha combinato niente. Ecco, questo per darvi un esempio di come sia anche difficile tante volte cercare di aiutare le persone, perché le persone non sanno quello che vogliono. Perché vi faccio questo ragionamento? Perché questo purtroppo vale anche nel discorso dell'oro. E io mi sono chiesto, ma che cosa posso fare per facilitare, no, l'approccio a tutte queste persone che sentono il bisogno, il desiderio di diversificare, capiscono quello che sta succedendo, vogliono comprare un po' d'oro, ma non c'è un libro, non c'è un video, non c'è niente. Ci sono persone che ti vogliono vendere delle cose, ma non sono persone consulenti, indipendenti, che ti possono dare un parere, seppur mio, no? Diciamo obiettivo, che sul quale non può discutere nessuno, basato sui fatti. È così. Beh, che ho messo insieme, Max, il report che trovate. Max, perdonami, sì. Quello succede spesso anche perché le persone a volte non hanno le idee chiare su quello che vogliono fare. Allora, è quello che sto dicendo, Stefano. Appunto. Le idee chiare si hanno perché non si conosce la materia. Max? Ci sei? Non si conosce la materia, allora siamo in confusione. Bisogna studiare. Lo perdo. Perché? Perché come ti stavo dicendo. Perché? Perché mi sentite, no? Perché come stavo dicendo, ora sì. Non esistono libri, non esiste una cosa veloce, che non esistono le cose veloci nella vita. Non esistono, bisogna studiare, applicarsi. Io ho messo insieme un report di 40 pagine. Anche se si leggono 10 pagine, anche se si leggono 10 pagine al giorno, sono 4 giorni. Poi si vedono, c'ho almeno 10-15 video, no? Da quando abbiamo iniziato, tutti caricati sul mio canale. Vi ascoltate quelli lì, sia per la consulenza oro che con il piano B e C, ma qual è il consulente che vi dice tutte queste cose qui gratuitamente? Io non mi lesino niente, vi dico tutto quello che so. Ecco, tante volte mi sembra che veramente io parli un'altra lingua. Bisogna che vi concentriate di più nel fare il vostro lavoro, perché allora a questo punto fate il vostro lavoro, poi magari mi chiamate, definiamo gli ultimi aspetti, i dettagli. Quando chiamate il dottor Manca, non gli fate perdere tempo tenendolo ore e ore e ore al telefono, perché non avete fatto il vostro lavoro. Perché in quel caso, se l'aveste fatto, Walter, quanto ci vuole aprire un conto con Avesta? 10 minuti? Sì, ma 5 minuti, l'informativa, i dati che servono da inviare ad Avesta perché mandi la proposta di apertura, e poi l'apertura possiamo farla insieme, cosa che io consiglio per essere più veloci. 10 minuti, massimo un quarto d'ora, si fa tutto. Ecco, e non c'è bisogno di chiamare Manca, il dottor Manca, che è sempre disponibilissimo. Io te lo dico come vendita, come persona di marketing. Se io sono l'ufficio marketing e un produttore mi dice: guarda, questo mi ha chiamato, mi ha tenuto al telefono un'ora, perché poi fanno così, se ne approfittano anche, tante volte non c'hanno da far nulla e parlano. No, non è così che si deve lavorare, non è questa la maniera professionale. Vuol dire che c'è qualcosa che non ha funzionato nella promozione del nostro messaggio, no? Di come noi lo stiamo veicolando. Sto cercando di aiutarvi e aiutare la nostra organizzazione a lavorare in maniera più razionale, quindi permettere poi anche mettere in condizione il dottor Manca di impiegare il proprio tempo nella maniera più utile possibile. Mi fermerei un attimo qui. Avete delle domande? Praticamente collegato c'è Duilio e Carla. Prego, Carla. Hai nessuna domanda in merito a quello che ho detto? Non vi state a preoccupare, siamo... Sì, scusa, salotto. Scusa. Non avevo
sto ascoltando, prego, intanto che prego. Sto facendo trasloco, quindi sono un po' in difficoltà a rispondere subito. Al momento non ho domande. È molto interessante quello che sta dicendo. Io sono nuova nel gruppo, quindi sto cercando di ascoltare e capire quello che mi viene, che voi mi dite, insomma. Non riesco subito a formulare una domanda, di ulteriori chiarimenti. Devo comunque pensarci su ancora un po', eventualmente con la prossima. Allora, il suggerimento, come ti dicevo, sì, come ti dicevo Carla, nel frattempo, quando hai un attimo per chiarirti un po' le idee, no? Ti devi chiarire un po' le idee. Leggiti sì. Il report che ho messo insieme, lo trovi su menteaperta.net. E vedrai, poi ti scrivi, se hai delle domande te le scrivi, capito, le scrivi sì. La prossima volta, il prossimo sabato, quando, sì. quando si fa la trasmissione, mi fai le domande, che anche, è anche meglio per me, no, se mi fate domande e risposte, perché io può sembrare strano, a me mi dicono che parlo bene, ma io odio parlare, non mi piace parlare, mi piace fare le cose, io lavoro bene con le mani. Cioè, trovo molto più piacevole aggiustare una cosa che si è rotta, no? Piuttosto che dover parlare così. Comunque lo faccio, devo fare, lo faccio volentieri e spero di farlo in maniera professionale e chiara, anche se gli illuminati qualche volta mi bloccano le linee, questo mi crea un po' di difficoltà. Ci sono altre domande? Se no, volevo aggiungervi due o tre cosettine, abbiamo già fatto quasi un'ora, prego. Allora, vi dico delle altre cosettine. Sono stato contattato recentemente l'ho contattato io, questi due amici, è una coppia che Walter Manca conosce bene, con il quale siamo stati in contatto, perché anche loro volevano fare qualcosa su loro, no? E così per caso, io ogni tanto sono in contatto, no? Persone, ho mandato un messaggio, ho chiesto ciao, come stai, una cosa e quell'altra, ho detto sentiamoci, che anch'io ho novità, anche noi abbiamo novità, abbiamo fatto uno zoom insieme due o tre giorni fa, una coppia che mi piace molto come persone, sono molto dirette, e mi hanno spiegato che loro stanno operando anche loro nel settore dell'oro, con un'azienda, diciamo così, di multilivello, e io multilivello nell'oro, sono stato lì a ascoltare, perché a sensazione mia, se mi dici si può fare il multilivello nell'oro, ti dico no, il multilivello si fa in un prodotto cosmetico come l'Avon, e io mi ricordo utilizzavo prodotti dell'azienda Soave a Pordenone, che aveva inventato questo sapone incredibile. Questo è un brevetto, no, non era un brevetto, un'invenzione che avrebbero dovuto vendere a queste grandi aziende, no, americane, la Unilever, questi qui avrebbero fatto milioni di dollari, ma per una ragione di marketing, quando inventi una cosa che veramente è utile per tutto, non te la fanno passare, no? Non vendono più gli altri prodotti. Questo era un sapone, tanto si fa anche per parlare, che io mi ci facevo la barba, facevo la doccia, lo utilizzavi per pulire in casa, ti puliva in una maniera incredibile, ti levava la shingoma, la chewing gum appiccicata, sai quando ti rimane appiccicata alla moquette oppure a un tappeto, andavi lì, ce la mettevi sopra, dopo poco ti veniva via. Si faceva talmente tanto bene che a me mi veniva la voglia di berlo, perché se faceva quello che faceva nelle pulizie, ma io pensavo avrebbe ripulito anche, non l'ho mai bevuto, però per dire, aveva un sapore gradevole, una cosa incredibile, era un multilivello, si chiamava Soave, magari esiste ancora l'azienda, non ha avuto un grandissimo livello, poi io mi sono spostato da Lucca, sempre occupato, le mie cose, non ho avuto tempo di fare un multilivello, però ho scoperto questo prodotto, era un prodotto eccezionale. Per questi prodotti qui il multilivello va bene. Quando mi hanno parlato d'oro sono rimasto un po' interdetto. Ora io non voglio dire niente in diretta, perché sembra che io poi voglia parlare male di questa cosa qui, però io ho i miei principi.
ho le mie idee nel marketing e poi che poi se loro vogliono ne parlerò anche con loro. La cosa però che gli ho potuto dire è quello sul discorso fondo fiduciario, perché qui non stiamo parlando soltanto di un'azienda che compra e vende oro e poi lo stocca come fanno quasi tutti nei magazzini di una banca, o comunque siamo, ti dicono un cavò magari non so dove, no? Ma non si sa neanche dov'è quest'oro. Qui si parla di un'azienda che lavora a un livello super professionale, che lavora con i migliori cavò al mondo, cavò che sono anche costituiti come fondi fiduciari. Quindi è chiaro che a Ovesta c'ha un costo anche ulteriore per stoccare il metallo prezioso rispetto al Banco Metalli, con tutto rispetto, che lo stocca nel magazzino del deposito, che ti dice che è nel cavò ma è comunque nel magazzino del deposito. Perché dovete sapere una cosa: per fare stoccaggio di metalli ci vuole una licenza speciale, che io ho scoperto, mi è stata detta da questo signore con il quale si lavora ora, e mi ha detto: guarda che per fare stoccaggio in Italia non vi fidate, perché ci vuole una licenza speciale da parte io credo che sia dall'ufficio del tesoro, cioè dallo stesso ente, che non rilasciano a tutti e non vogliono rilasciare, come per dire costa un sacco di soldi. Quando ti dicono che fanno stoccaggio, non ci credere, chiedi soltanto e dai fiducia soltanto nel momento in cui ti presentano la seconda licenza, non quella di compravendita d'oro. Non vi fate fregare, c'è un'ulteriore licenza che gli permette di fare stoccaggio diciamo utilizzando insomma l'oro che ha comprato con i tuoi soldi, stoccarlo. Quindi c'è un'azienda di Milano di grande nome che abbiamo raccomandato noi per un certo periodo, quando li ho contattati chiedendo questa licenza non l'hanno mai fornita, perché purtroppo in Italia noi siamo quasi tutti dei farabutti e non si riesce a lavorare in maniera professionale. Io, disgustato, nel 99 sono andato in America. Intendiamoci, non è che l'America sia un paese perfetto, è altamente imperfetto. Però questa sensazione non è una sensazione di adesso, è una sensazione di 30 anni fa. Io mi sono reso conto che era tutta una grande truffa. E purtroppo capisco il vostro imbarazzo o l'imbarazzo di chi ci segue per la prima volta, no? E deve decidere dove investire, con chi, lo capisco perfettamente al 100%. Io sarei il primo ad essere imbarazzato e più di voi. Allora, noi mettiamo a disposizione, credo, tutta la nostra esperienza professionale e cerchiamo di farlo nella maniera più onesta possibile. Non siamo perfetti, ma col nostro il servizio di Ovesta, io non lavoro per Ovesta, io raccomando a Ovesta, voglio essere chiaro su questo. Ma io sono un consulente indipendente che mi appoggia a Ovesta, perché Ovesta, tramite il dottor Manca, mi dà certe garanzie e lo farò finché continuano le garanzie. Nel momento in cui queste garanzie dovessero decadere per qualsiasi ragione, io magari faccio poi un'altra cosa, lavorerò con altri. Ecco, questo vorrei che fosse chiaro: in 24 ore massimo noi si risolve il problema. Un altro aspetto che vi voglio precisare è questo, ed è proprio relativo al marketing. Siccome io sono persona che qualche cosa di marketing sa, dobbiamo capire una cosa: noi siamo italiani e si ragiona all'italiana, ma abbiamo a che fare con un'azienda tedesca che ragiona alla tedesca, quindi in alcune cose, e loro sono tedeschi, è inutile chiedergli una cosa che loro non rientrano nella loro mentalità, perché non la faranno mai. È come chiedere a uno svizzero la stessa cosa, una mentalità diversa, non lo fanno mai. Ma loro sulla Germania, loro sulla Svizzera, andate a vedere nell'orologio mondiale, c'è un orologio mondiale che presentano, ho parlato diverse volte, come le nazioni stanno facendo, no? Nonostante tutte le difficoltà, la Svizzera è l'azienda con la Russia che sta facendo meglio a livello del mondo. Perché? Perché sono svizzeri, non c'è niente da fare, non ha la mentalità. C'è anche la Svizzera italiana, ci ho vissuto anche un anno, quindi la conosco la mentalità, però la mentalità fa la differenza. Noi purtroppo in alcune cose
qui lo dico e qui lo nego, siamo dei cialtroni e non abbiamo la minima idea di che cosa vuol dire lavorare in maniera professionale. Ecco, io quindi invito tutti a fare il proprio lavoro, quindi abbandonare questa tante volte superficialità, approssimazione che ci abbiamo, e a fare le cose in maniera più seria. In quel caso Max non si sente. Max? Prova a uscire e rientrare perché non si sente. Ok. Pater, mi senti? Ora adesso sì. Adesso non più. Esatto, di nuovo. Max? Mattina così, scusateci. Ciao Walter, comunque. Ciao Stefano, sì. Come stai? Tutto bene? Tutto bene. Qua splende il sole e non si vede pioggia neanche per sbaglio. Meno male. No, anche purtroppo la difficoltà. Non sentiamo. Max? Walter, no. Una curiosità, posso farti una domandina? Dimmi. Sì, ciao. Ciao, Giulio. Quando tornano dei conoscenti da Dubai, da quei posti lì, dicono che vendono tanto oro, ma ha un colore molto giallo, diverso. Ecco, quello cos'è? L'oro dei 24 carati? No, lì in effetti potrebbe esserci il problema che non sanno quello che stanno comprando. Cioè, l'oro, diciamo Walter, che c'è un... Walter. Sì? Max? Max, non ti sento. Max? Niente, è andato di nuovo. Se ci sei, batti un colpo. Sì, mi sentite? Adesso sembra di sì. Poco, in realtà poco. Ma deve essere anche la mia connessione. No, perché tutti gli altri li sento bene, anche te. E invece... Ah. Vai tranquillo, non ti preoccupare di me. Vai, Walter. Ah, ok. No, quello che stavo dicendo è che una parte dell'oro che viene estratto in Africa non avrebbe un canale diretto per venire in Europa, quindi viene mandato
a Dubai, che è, diciamo, come posso dire, il paravento su determinate provenienze e che quindi potrebbe avere delle provenienze, diciamo, non etiche, come fanno di norma tutte le raffinerie europee. Per legge sono obbligate ad avere dei certificati di origine e quant'altro. Lì si acquista un oro che probabilmente non è l'equivalente dell'oro fino certificato che abbiamo in Europa. Devo dire che personalmente non l'ho mai visto, e però se mi dici che c'è questa colorazione strana, mi viene da pensare che forse non sia proprio un 999,9, potrebbe non essere, per intenderci, un 24 carati, ma qualcosa in meno. Per cui anche lì acquistarlo a un buon prezzo, ma con meno carati, non è un termine di paragone che si possa valutare senza una saggiatura dell'oro. Non so se ti ho risposto, Giulio. Sì, era una curiosità che negli anni si è sempre sentito questa cosa del colore diverso, ma sicuramente non si comprerà assolutamente. Era così una curiosità su appunto la colorazione e la provenienza, saper cosa Sì. pensare un esperto come te, ecco. Se devo comprarlo, compro Grazie. da te. Grazie a te. Vedo che il dottor Max. Ah, c'è. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Mi sentite? Ora però vado e vengo io. Niente, oggi anche per me è così. No, non lo sento. Ciao Stefano, te ti sento stupendamente. Ah, fantastico, perché la mia connessione è scarsissima oggi. Ah. Beh, vale più la tua connessione scarsa di quella massima che può avere il dottor Sapere, Max. pazzesco. No, vedo che è uscito, adesso rientra. Forse. Eccolo. Mi sentite Ora meglio? sì, benissimo. Sì. Mi sembra tutto collegato e poi non mi sentite. Perdonatemi, è una rottura di scatole. Allora, la risposta di Guido potrebbe essere questa: la stragrande maggioranza dell'oro che arriva a Dubai non è 99 carati, è 22 o 23 carati. E quindi non ha ovviamente la brillantezza che ha il 99,99%. E questo Walter, la considerazione che mi viene da fare. E Sì, avete infatti sentito? gliel'ho già Avete sentito quello che ho detto? fatta anch'io a Avete Duilio questa sentito? considerazione. Ecco. Sì, no, però bisogna essere un po' più precisi perché sennò uno non capisce la differenza. Allora, sì, è vero, a Dubai ci arrivano anche dell'oro, te lo posso dire, l'oro dal Congo, che sarebbe illegale, però Dubai lo compra. Se ne fregano Max, non si sente, e Max, fanno un dovresti sacco di soldi. ripetere. Gli unici citrulli siamo noi in Italia, in particolare in Europa. Facciamo gli schizzinosi, quindi abbiamo Non si sente, Max, era interessante. non si sente niente. No, niente. Prova, Max, se mi senti. Il tempo è bello qui da me in Lombardia. E da te a Bolzano? Manca? Anche molto bello, troppo bello. Anche qua a Genova, se vi interessa. Sì, volevo saperlo. Troppo bello, infatti. Non sembra neanche vero. Infatti, sì. Per la Freddo, ma siccità, bello. anche qua, sì, stamattina
mi tremavano le orecchie. Alle 7:30 sono uscito col cane e non era... Comunque, scusate due secondi, lo ripeto per Carla, se le interessa, il sito di Max è amenteaperta.net. Così almeno approfittiamo dei vuoti. Sì, grazie, grazie mille. Prego. Perché ho provato a scrivertelo, ma non riesco a scrivertelo. Ok. Perché non siamo in contatto io e te. Ah, ecco l'accento di Stefano da Genova. Adesso ho capito. Ebbene sì. Max? Max? Ci saranno 30 gradi, 35, lui sta al caldo adesso. Non c'ha problemi insomma, di gas. Ma mica tanto, mica tanto. No, dico Max. Niente. Continua a non sentirsi niente da Max. Madonna, è tragica questa applicazione comunque. Mi sentite? Ora sì, perfettamente. Niente, vi siete chiariti un po', ho visto che avete parlato con Duilio, avete capito quello che vi ho detto sul colore dell'oro, no? No, non ho capito, puoi dirlo, ci provi, era interessante. Allora, l'oro di Dubai non è mai oro che viene portato a Dubai, non è mai oro 24 carati, è oro 22 o 23 carati, anche meno tante volte di 22, eh? Arriva anche oro di 20 perché viene, non è raffinato, viene portato lì così e poi viene raffinato. Naturalmente te lo pagano meno, eh? Ti pagano a carato, quindi se porti dell'oro che è un po' fasullo, te lo vendono, te lo pagano meno. Ed è per questo che quell'oro che te vedi te è un oro di 22 o di 23 carati e non è di 24 carati, e questa è la ragione della differenza di colore. Cioè è misto con altre leghe. In un certo senso è sempre oro, ufficialmente è sempre oro, però non è oro 24 carati con quel bel colore che si conosce noi. Avete altre domande? Se no chiuderei qui io, scusatemi, ma non ce la faccio più a lavorare questa maniera. Pronto? Se non ci sono altre domande io chiuderei qua. Auguro, mi sentite? Sì. Ecco, auguro il buon fine settimana a tutti. E ci riaggiorniamo il mercoledì per il piano B e piano C alle 19 e il prossimo sabato come sempre alle 9. Grazie a tutti, un saluto. Ciao, ciao. Grazie a te. Ciao Max, ciao Walter, buona giornata a tutti. Ciao Stefano, buona giornata a tutti, Duilio, Carla. Ciao. Ciao a tutti, belli e brutti. Ciao, grazie di essere venuti. Ciao Duilio, buon weekend. Ciao. Ciao Max.